Stavolta potrei comunque citare i fumatori rispetto anche a questo, in realtà. Vediamo in che termini. No, no, non perché me lo sto inventando, attenzione. Scusate. Abbiamo visto questi dipartimenti interaziendali di area vasta che rappresentano lo strumento di supporto alla programmazione stessa di area vasta. Sono, dal nostro punto di vista, dei sistemi organizzativi molto complessi. Sottolineato questo anche dal sistema che aumenta la complessità stessa, proprio per in relazione proprio all'accorpamento stesso. Quindi chiaramente sono così complessi che rischiano di fallire appena nascono. Ora pensate solo nell'area vasta centro, in un dipartimento. Cosa? Nell'area vasta centro, dove dovremmo mettere insieme, fate conto, le chirurgie di Prato, di Pistoia, Empoli, Firenze con i suoi 3 nosocomi più Careggi, 4. Quindi, si potrebbe arrivare a delle assemblee di 160-170 soggetti. Chiaramente la capacità di fare mediazione all'interno del sistema è molto importante, sia in ottica formativa, sia in ottica di rischio, come dire, di non riuscire a affrontare in termini adeguati le criticità relazionali. Del resto sfruttiamolo anche il centro per le criticità relazionali, che è un centro che ci è stato descritto ampiamente in Commissione Sanità dalla dottoressa Belloni, che si occupa specificamente di questo, insieme al discorso del rischio clinico, eccetera. Quindi chiaramente, essendo un'assemblea difficile da gestire, quindi l'operatività rischia di essere ridotta, cerchiamo perlomeno che questa assemblea sia efficace, sia efficiente nel suo modo di svolgersi. In questo senso le tecniche di mediazione e facilitazione all'interno dei gruppi possono essere estremamente valide e estremamente d'aiuto. Sì, esistono degli studi che lo dimostrano. Purtroppo è così. Del resto sono gli stessi studi che mostrano come la psicologia del gruppo in qualche modo risponde a certi criteri. Sono state studiate proprio nell'ambito dei disagi, ma si possono utilizzare benissimo anche nei vari audit e nei vari sistemi di verifica della qualità e di valutazione del rischio clinico. Ora, un'assemblea così consistente, noi la contestiamo come modello perché è troppo numerosa, diventa veramente complicata e avremo degli emendamenti anche su questo aspetto. Sicuramente potrebbe essere più o meno condivisibile, forse sarebbe meglio fare dei piccoli gruppi, forse sarebbe meglio che il sistema si organizzasse in termini più economici e più adeguati. Suggeriamo tra l'altro, indipendentemente dalla sede che sarà la sede dell'area vasta, suggeriamo che comunque venga ipotizzato che gli operatori si muovano poco perché vengono sottratti all'assistenza, quindi vediamo se in questo senso una mediazione potrebbe anche aiutare a capire dove sarebbe meglio collocare queste assemblee. Quindi sfruttiamola a tutto tondo, come si dice, in ambito più ampio possibile.